Cobertolina è terminata questa 2 giornate di Coppa Italia di pragelato, una bella vittoria ieri nella gara skating, un buon test in vista di una probabile, incrociamo le dita, convocazione per il mondiale, sarà la gara 15 skating. Le tue sensazioni? Ciao a tutti innanzitutto, le mie sensazioni adesso sono buone, ho recuperato quello che mi mancava dopo il tour de ski, cioè l'allenamento. E ieri ho avuto la conferma che abbiamo lavorato bene, ho creato una bella base per far bene poi febbraio e marzo. Ieri era sulla carta la qualifica per 9 mesto mondiale, adesso vediamo come se la sboglieranno. A me interessava arrivare al 100% della forma, questo l'ho fatto, 95 dai, c'è ancora un 5% da limare e vediamo, io sto bene. Da dire invece circa la prestazione nella gara in classico di oggi, una pista di pragelato olimpica all'altezza della situazione, sempre tosta e impegnativa. Eh sì, tornando a parlare di dislivelli, ieri ne abbiamo fatti 450, oggi 660, quindi impegnativa, infatti ieri gli stacchi un po' si sono visti, ho vinto con un bel margine, oggi è stata un po' più combattuta, siamo andati via un gruppetto, poi nel finale ero un po' a corto di energie sulla salita d'Amberto. Ma mi sono comportato bene anche oggi, dai. Come procederà l'avvicinamento all'eventuale Coppa del Mondo e Mondiale? Adesso vediamo innanzitutto, aspettiamo le eventuali chiamate, poi con Tullio Grandelis pianificheremo gli allenamenti anche in base a quello che abbiamo fatto in questi mesi.